Friends, il talent show. Guarda, qui è quando Crystal aveva la febbre e il suo igloo si stava sciogliendo. Comincia! Il talent show con le nostre BFF! Benvenuti a Big Dreams, il talent show delle BFF. Durante lo show, ogni concorrente mostrerà le proprie abilità. Sydney non è cambiata. Ogni giorno assisteremo alle loro esibizioni. Ma solo una vincerà. Le potrete seguire grazie alle telecamere che le riprendono 24 ore su 24. A tra poco! Big Dreams, il talent show delle BFF. Che emozione! E ora che succede? Oh wow! Adoro il tuo look! Anche tu stai alla grande! Buon primo giorno al Big Dreams Show! Selfie! Oh no, che faccia! La cancello subito! Ehi, ridammi il telefono! Che bello essere di nuovo insieme! Siete il mio ingrediente preferito! Vi voglio bene! Andiamo, non vedo l'ora! Oh, chissà come sarà! Wow, incredibile! È ancora meglio di quello che immaginavo! Lo adoro! Oh sì, i miei dolci verranno benissimo! È incredibile essere qui tutte insieme! Nulla può rovinare il momento! Ehi là! Prova! Ho bevuto troppe tisane oppure quella era la voce di... Miss Colette, la direttrice di Big Dreams! No! Tutte le concorrenti sono attese nella sala prove! Oh, non ci libereremo mai di lei! Oh, eccole le migliori amiche! E io qui da sola, come sempre, voglio rovinare la loro gara! Vediamo se sono così amiche come dicono! Com'era? Io credo nella magia! Forse la magia dell'amicizia? Oh, è impossibile! Wow, abbiamo un palco in classe! Truly, truly friends, truly, truly friends, truly. Io provo i miei passi migliori davanti allo specchio! Benvenuti alla Big Dreams Academy! Sono la direttrice Miss Collect e lei è Nicoletta, la vostra insegnante. È un piacere conoscervi ed essere qui. Faremo brillare i vostri talenti. Come vedete, ci sono telecamere dappertutto. Vi riprenderanno sempre, così che il pubblico da casa potrà vedervi. Registreranno ogni prova, ogni vostro movimento. Sarà bellissimo! Sì, è vero? E lei non ha un volto nuovo. Non ti ricordi? È la principessa Elodie. Eravamo piccoli. Wow! Ragazze, silenzio! Non sento una parola di quello che dicono. E saranno i momenti in cui mostrerete al pubblico a casa il vostro talento. Buona fortuna! Cosa ha detto? Di che momenti parlava? Se foste state zitte un secondo, dai, andiamo! Ciao, Elodie! Ti ricordi di noi? Da piccole giocavamo con te e tuo fratello Sky al vostro castello! Certo che sì, ci divertivamo! Vorrei che il castello fosse più vicino. Non riuscirò a mostrare la mia abilità di stilista perché ho lasciato lì le mie stoffe speciali. Al castello! Posso accompagnarti, per favore? Cioè, se ti va! Insomma, potrei darti un passaggio fino a lì con il mio scooter! Lo faresti davvero? Certo! Ma dove vanno? C'è la presentazione dei talenti! Stai tranquilla, sono le ultime e torneranno in tempo! Portale, apriti un pochino! Oh, se continuo così mi verrà la nausea! Cuore strappato? No! Cuore alato! Fammi raggiungere l'altro lato! Oh, no! Non dirmi che devo anche fare il balletto! Cuore alato! Fammi raggiungere l'altro lato! Finalmente! Ora vedranno come... Ehi, sta giù! No, oh, questo è già lì! Bentornati, siamo pronti per presentarvi i talenti. Ecco a voi, Crystal! Ciao, sono Crystal e adoro la danza moderna! E ora vi presento Connie! Sono Connie e vado pazza per la cucina! Buoni, vero? Vi svelo l'ingrediente segreto! Tanto amore! Seguitemi sul mio canale Cucina con Connie! Signore e signori, Jenna! Oh no! Non ce la faccio più! Non è vero, perché sono un'attrice e adoro il dramma! Sono Jenna! Lady ed Elodie non sono tornate e fra 10 minuti è il turno di Lady! Sono come una pentola a pressione! Pronta ad esplodere! A chi tocca adesso? È il turno di Sydney! Ehi, Sydney! Tocca al tuo balletto! Ora sei agitata? Mi piace il balletto!
Beh, un pochino sì, ma non importa, adoro danzare. Ciao, buongiorno. E quella chi è? Ma che strano, era da tanto che i nostri ciondoli non si illuminavano. Forse qualcosa non va. It is time to dream, it is time to dance. E ora la nostra stella del balletto, Sydney! E io, Shannon! Shannon! Shannon, non ti vedo sulla lista! Davvero poco professionale commettere questi errori? Siamo in diretta! Oh sì, Sydney e Shannon, tocca a voi! E quella chi è? E ora una futura modella, Lady! Dov'è Lady? 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 Tieni questo! Corri! Buona fortuna! Wow! È la migliore! Ce l'ha fatta! E ora la nostra principessa stilista, Elodie! Psst! Puoi farcela! Grazie per averci seguiti. Alla settimana prossima con Big Dreams, il talent show delle BFF. Lo adoro! Che stress! Non pensavo che avremmo superato il primo giorno. Benvenuti a Big Dreams, il talent show delle BFF. Durante lo show, ogni concorrente mostrerà le proprie abilità. Voglio rovinare la loro gara. Vediamo se sono così amiche come dicono. Salviamo Rim. Su, Rim, da questa parte. Sono felice che tu sia qui, ma non devi farti vedere. Attenti, telecamera! Non muoverti! Stai ferma, immobile! Ah, grazie per il vostro aiuto, ragazze. Non volevo lasciare Rim a casa da solo. Non ringraziarci, anche noi teniamo a Rim. Qui starai bene, non allontanarti e non farti notare. Chissà come reagirebbe Miss Colette se dovesse vederti. Ho un sonno tremendo. Shh, non davanti alle telecamere. Mi hanno scoperte! Eh? Controllate la chat di Big Dreams. Ma com'è possibile? Chi l'ha postato? Hanno scoperto Rim! Qualcuno vuole metterci nei guai. Sì, ma chi potrebbe essere? Un posto a dir poco incredibile. Chi mai vorrà farvi scoprire? È un animaletto così carino. Ora che facciamo? Devo andare da lui prima che lo trovi. Ancora quella bestia? Ora chiamo il direttore per farlo cacciare dall'Academy. Devo trovare subito Rim. Noi dobbiamo andare, ma penseremo a qualcosa. Ti aiuto io, Dreamy, andiamo. Anch'io. Ehi là. Guardate, quello è il principe. Finalmente mio fratello è arrivato. Ehi, sei in ritardo, te ne rendi conto? Non preoccuparti, sorellina. Sky, vieni a lezione con noi? Ok. Dove sarà finito? Rim! Oh, c'è un vento tremendo! Ehi, una telecamera! Andiamo! Rim! 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 Per fortuna ti ha trovato! Dobbiamo fare in modo che Rim non venga cacciato! Che ne dite di travestirlo da cane? O di nasconderlo in un ripostiglio? Tranquillo, nessuno vuole rinchiuderti. Rapiamo Miss Colette e la teniamo in ostaggio finché non accetta. Aspetta, non ti sembra di esagerare? Eh? Spero che le altre abbiano trovato una soluzione, perché qui... Oggi parleremo di come associare l'espressività alla gestualità.
Coraggio, tutti insieme. Tristi, tormentati, felici, più felici. È il giorno più bello della vostra vita. Ho pensato tanto a come fermare questa ingiustizia, ma non ho trovato una soluzione. Neanch'io, eppure il sangue alla testa mi arriva e come? Tranquillo, Narvi. La prossima volta andrà meglio. Sky, va tutto bene? Mi sei sembrato un po' distratto. Che mi annoio. Che cosa? Alla tua età tutto dovrebbe essere entusiasmante. Se ti andrà di parlare, ti aiuterò in ogni modo possibile. Grazie, lo terrò presente. Nicoletta, davvero è qui per aiutarci in ogni modo possibile? Sì, perché? Deve aiutarci con Rim, quello che sta succedendo è ingiusto. Non posso fare molto se per Miss Colletta non può restare. Oh, la prego! Rim è un animale molto affettuoso e ha bisogno di stare con noi. Forse potrei sollevare la questione alla prossima riunione con il direttore del programma. Oh, sta cominciando proprio adesso! Oh, sentiamo che dicono! Proprio così, direttore, c'è un animale nella struttura. Chiamerò la disinfestazione. Di sicuro alle pulci. Ma i cavalli non hanno le pulci. E poi questo qui è davvero adorabile. Quel mostro spaventerà gli spettatori. Secondo me ne attirerà di più, invece. Chi non ama gli animali? Basta discutere. Vediamo cosa ne pensa il pubblico e agiremo di conseguenza. Avete fino a domani a mezzogiorno per scoprirlo. D'accordo, direttore. Stanno arrivando! Ti garantisco che domani se ne andrà. Le visualizzazioni dovranno salire alle stelle. Come facciamo? Mi è venuta un'idea. Prendi il cellulare. Miss Colette, ho visto quell'animale disgustoso che lasciava impronte dappertutto. Lo so, Shannon, ma presto quell'animale dovrà lasciare l'Academy. Pronti? Chuck, azione! Ciao, io sono Elodie. Vedete questo animale meraviglioso? Volete che rimanga qui all'Academy? Beh, lasciando un commento con l'hashtag Salviamoli, ci aiuterete a farlo restare e parteciperete all'estrazione per vincere questo vestito. È il mio migliore amico fin da quando ero piccola. Non lasciate che me lo portino via. Vai, Sydney, tocca a te. Ops, scusa, adesso non vi rimpiastro. Quello sembrava più karate che un balletto. Oh no, il cartello è volato via. Cosa facciamo adesso? Oh, ti prego, Sky, puoi giocolare? Ci servono altri video. Ma è impossibile con questo vento, un'altra volta. Dai, è per una buona causa. Sono le 12, il tempo è finito, ora chiamo il rifugio per animali. Non può portarlo via, è ingiusto. Ho bisogno di Rima al mio fianco. Attente, Nicoletta, Miss Colette! Attenzione! Bravissimo, Rim, sei un eroe, l'hai salvata! Sydney, dimmi che hai ripreso! Tutti vogliono che Rim resti! Bene, bene. Ho caricato il video e il pubblico desidera che Rim rimanga! Beh, se lo vuole il pubblico, allora è deciso. Ovviamente dovete trovare un posto in cui sistemarlo. Non può certo dormire dentro l'Academy. Evviva, puoi rimanere! È fatta! Rim resterà qui con noi. Ecco fatto! Rim adesso ha un posto dove stare. Grazie per l'aiuto, BFF, siete le migliori! Ora per Rim! Oh, che succede? Ciondoli! Ora fate ufficialmente parte delle BFF! Non me ne va una per il verso giusto e loro sono amiche più di prima! Puoi farcela, Sydney! Nel galà di questa sera, la prima categoria a esibirsi è... il balletto! Oh, congratulazioni! Che meraviglia! Wow, sarai la prima!
Noi saremo le prime. Oh, giusto! Congratulazioni anche a te, Shannon! Non vedo l'ora, proverò una piroetta molto difficile! Ragazze, dovete stare tranquille. Capisco l'emozione, ma ricordate che sarete in due sul palco e che dovete provare insieme. Proviamo insieme dopo pranzo? Sono impegnata. Oh, più tardi? Più tardi ancora? Sono libera ora, vuoi? Beh, sì, certo. Guarda, che ne pensi? Però, è tutto quello che sai fare. Wow, ma sei bravissima! Lo so, prova a fare di meglio, ma non ci riuscirai. Se vuoi, dopo il tuo passo, io posso fare questo? Beh, piuttosto banale. E questo? Prevedibile. Oh. Alla tua coreografia serve un po' di brio, tipo guarda! Visto? Molto meglio. Così! Stai attenta, attenta, ti prego, non sei molto sicura. Cioè, se ti fai male, non potrai esibirti per prima. Non hai nulla di meno noioso? Oh, beh, tutte sbagliamo, no? Io no, mi esercito da sola, magari la tua goffaggine è contagiosa. Oh, non promette bene. Mi ricorda qualcuno e a te? Oh, oh, ma dove è andata? Vediamo quanto balli bene con queste. Va tutto bene? Che succede? Niente, sono preoccupata per Sydney. Credo che stasera farà un disastro. Sydney? Ma balla benissimo. Sì, ma inciampa spesso. Le sue scarpe sono molto vecchie. Ho questo paio in più, ma sicuramente non le vorrà. Non si fida di me perché siamo tutte e due bravissime. Non lo so, forse se gliele porti tu le accetterà. Ma certo, siamo BFF. Davvero? Le faresti un grande favore. E ora un bel salto! Non ce la farai! Ehi, Sydney! Ho saputo che sei un po' nervosa, così ti ho portato... Scarpe nuove! Le mie sono vecchie! È proprio quello che mi serviva! Grazie mille! Farò un figurone al gala di stasera! Aia! Mi sono quasi distorta la caviglia! Ok, la terza è la volta buona! Wow, ma che succede? Anche i nostri ciondoli brillano! No! Viene da laggiù! Sydney! Ho preso una storta alla caviglia! Aia, mi fa davvero male! Speriamo che possa esibirsi! Non potrò esibirmi! No! Stai tranquilla, so cosa faccio! Ho preso tante storte alla caviglia in passerella, guarirà! È come se le scarpe mi avessero spinta! Queste non sono le tue scarpe, non sono nel tuo stile. Gliele ho date io, ma è stata Shad. Perché farle indossare delle scarpe nuove la sera dell'esibizione? Pessima idea, Stella! Cosa? Ma... Già, vergognati, dai, Sydney, toglietele. Ah, io volevo solo aiutare! Sai com'è fatta Stella? Tra due ore se lo sarà dimenticata. Nessuno mi capisce! Che succede? Ho sentito urlare! Sydney è caduta e loro pensano sia colpa mia perché le ho dato le scarpe nuove. Ma pensavo che voi foste amiche o sono solo amiche di Sydney? Sì, a quanto pare noi non lo siamo più. Oh, mi dispiace tanto, è terribile. Almeno tu mi capisci. Non lo so, Daisy, forse dovrei lasciar perdere. We all have our little special sparkle deep inside. It doesn't matter what you do, you're always going to shine. Just try again and again. Yeah, all you really gotta do is believe in yourself. In life there will be obstacles, but you'll overcome them. And be the best you can be. La serata sta per cominciare. Dov'è Sydney? Non credo che verrà. Sarò io la stella stasera e brillerò sul palco. Scusate, scusate, eccomi. Ottimo. Pronte? 3, 2, 1. Buonasera, fan di Big Dreams. Oggi assisterete alla performance di balletto di Sydney e Shannon.
sei la migliore! E ora un bel salto! Forza, Sydney! Il ciondolo! Sì, mi sembra evidente che non siamo più best friends forever. Ma no, Stella! Perché dici così? Perché tu pensi che abbia dato quelle scarpe nuove a Sydney per sabotarla? Non è vero, non penserei mai questo di te. È solo che... sai come divento quando sono nervosa? Penso che il mondo stia per finire e sono un po' melodrammatica. Non preoccuparti, Jen, so come sei ed è per questo che ti voglio bene. Vado a rimettermi il ciondolo. E promettimi che non lo toglierai mai più! Promessa da BFF! Ehi, ciao Shannon! Sei stata grande! Sydney è stata grande! Alla fine tutto è andato per il meglio! Sì, per fortuna! E tu indossi di nuovo il ciondolo! Sì, era solo uno stupido litigio! Siamo ancora BFF! Oh, e grazie! Ma Sydney mi ha chiesto di restituirtele. Indossare scarpe nuove la sera dell'esibizione non è una buona idea! Infatti, chi lo farebbe mai?